Audio Jungle. Buonasera e bentornati a Wisp Sport per tutti, sempre negli studi di TV6 sul canale 14 del Digitale Terrestre. Oggi vogliamo parlare di nuoto e vogliamo parlare degli sport in acqua e lo faremo con la ospite a cui do il benvenuto e saluto, Roberta Frizzi. Benvenuta Roberta. Salve, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Grazie per avermi invitata ovviamente. Sono qui, mi presento, sono Roberta Frizzi ovviamente e sono un ex atleta di nuoto e di pallanuoto per chi non mi conosce. Sono ben 38 anni che sono in un ambito, nell'ambito delle piscine, quindi del mondo colorato. Sono entusiasta della mia attività, della mia passione che è il nuoto, quindi ecco, nasco come atleta di nuoto, ho partecipato a vari campionati nazionali, dopodiché all'età di 20 anni divento atleta anche di pallanuoto, quindi abbandono il settore nuoto e mi dedico al gioco di squadra, alla pallanuoto femminile all'Aquila, dove nasce per la prima volta una squadra di tutte donne, tutte ex atlete, unite, un gruppo fantastico che ha giocato in 2 anni in Serie C e poi in Serie B. Dopodiché anche lì la pallanuoto ha avuto un po' di problemi e si è un po' rotto il tutto. La squadra insomma non c'è più, non esiste più, non c'è più stata. Insomma Roberta, mi hai leggermente spiazzata perché io ti volevo presentare, invece già ti sei presentata da sola, come potete vedere è veramente un fiume in piena di energie, insomma, con tante idee, con tanti programmi, con tanti sogni nel cassetto. Io di Roberta voglio dire, oltre quello che ovviamente ha già detto lei di se stessa, che è appena entrata nella famiglia Wisp come responsabile del settore nuoto. Ovviamente un ex atleta agonista come lei, prima del nuoto, poi della pallanuoto, non poteva non entrare in un ruolo diciamo direttivo, di grande coordinamento, perché appunto ha tanti sogni nel cassetto, ha anche una bella programmazione e delle belle progettazioni che ci vuole poi presentare e che poi ci racconterà. Roberta, tu sei anche responsabile dei settori agonistici delle società Centro Italia Nuoto e Team Centro Italia, quindi sei veramente una figura sempre nel settore appunto degli sport in acqua, decisamente poliedrica e ti muovi tantissimo. Allora, intanto ci hai appena narrato del tuo passato recente o meno recente, poi è cominciato quest'altra parte della tua attività che non è più quella dell'atleta in prima persona, ma dell'allenatrice, dell'educatrice, dell'istruttrice. Allora, come hai vissuto, come avete vissuto questo settore nell'ambito di questo anno e più che è appena trascorso e che ci ha caratterizzato purtroppo con il Covid e quindi con queste chiusure? Guarda, periodo molto difficile per questo settore, diciamo che il periodo Covid ha chiuso completamente le nostre strutture, nonostante noi abbiamo messo diciamo tutto quanto in regola, quindi abbiamo permesso diciamo agli utenti di stare in pochi in corsia, abbiamo sempre sanificato tutto, comunque ci siamo sempre diciamo messi in regola con tutte come dire
le restrizioni, quelle che sono state tutte le regole Covid, ecco. Abbiamo fatto un po' tutto e ci ha spiazzato adesso anche quest'ultimo DPCM con la chiusura di nuovo degli impianti sportivi. Siamo rimasti praticamente ultimi, nel senso che hanno riaperto un po' tutto quanto, hanno riaperto le palestre. Guarda, siamo diciamo allucinati, nonché stupiti, perché non ci spieghiamo il motivo. Le piscine sono ancora chiuse, adesso hanno dato questa data 1° luglio, che per noi è una data diciamo inutile, perché aveva un senso aprire a giugno per dare questi 2-3 mesi ai clienti per recuperare insomma degli abbonamenti già pagati nella stagione scorsa. Aprire a luglio per 1-2 mesi non ha senso, quindi penso che come noi tante strutture pensano di riaprire il 30 settembre. Questo ovviamente messo in ginocchio, come ben sai, anche gli impianti natatori chiusi hanno delle loro spese, quindi per noi è diciamo una remissione, veramente un declino di questo settore. Ovviamente non molliamo, perché vogliamo andare avanti e vogliamo portare avanti il nuoto. So di tanti impianti in Abruzzo, in Italia, che hanno chiuso per tanti problemi. Noi cerchiamo di tenere duro, non ti nascondo che siamo proprio in difficoltà, veramente in difficoltà. Abbiamo un impianto aperto, che è l'impianto di Celano, che è stato il primo e l'unico aperto in Abruzzo da ottobre, dal 25 ottobre, per dar modo a tutti gli atleti agonisti di continuare ad allenarsi, quindi dar loro modo di perseguire sempre i loro sogni, quindi hanno partecipato a gare regionali e non. Oltretutto la squadra del Team Italia ha avuto ottimi risultati, siamo nella top 10 delle classifiche nazionali con 4 atleti. Questo qua, ecco, siamo veramente allo stremo. Ora abbiamo la possibilità dal 15 maggio di aprire gli impianti scoperti. Su questo argomento, diciamo, da dire che in Abruzzo piscine scoperte con la temperatura e il clima che noi insomma non ci possiamo permettere di aprire adesso il 15 maggio. Per l'appunto abbiamo un impianto scoperto in montagna, a Colle Longo, 900 metri d'altezza, e il 15 maggio ti posso assicurare che lì fa veramente freddo, quindi l'impianto penso che ci sarà ecco verso metà giugno più o meno, per quel modo insomma gli utenti di stare al sole sotto una temperatura abbastanza gradevole, ecco, per permettere loro di stare in costume, prendere il sole e fare il bagno. Nonostante la piscina sia riscaldata, il problema è che le temperature sono basse, quindi insomma di PCM ultimo che è uscito un po' ci ha aspettato, e vorremmo capire proprio i motivi, vorremmo parlare con colui che ha firmato quest'ultima sentenza, questa del PCM ultimo uscito insomma. Però che dire, andiamo avanti e ti ripeto, non molliamo, siamo ex atleti e non possiamo mollare. Assolutamente. Beh, che dire su questi DPCM? A volte un po' in diversi settori e per vari motivi ci chiediamo qual è la ragionevolezza e l'intelligenza per cui decidere di fare o non fare determinate cose. Lo hai appena detto tu, la riapertura delle piscine, soprattutto le piscine al chiuso, che non è solo una questione proprio di impianto in sé, quanto anche di condizioni meteorologiche che non consentono di fruire al meglio proprio della piscina. È un non senso, fondamentalmente è un non senso. Senti, ti volevo chiedere questa cosa: tu che hai fatto agonismo e che segui quindi il settore agonistico, hai appena detto che comunque delle manifestazioni agonistiche, dei tornei, delle gare si sono comunque fatte,
Ma qual è lo spirito con il quale non solo ci si allena, ma anche si partecipa a queste competizioni in assenza dello stimolo vitale dell'energia che viene trasmessa dal pubblico e quindi diciamo da tutti coloro che sono all'atere rispetto all'atleta in sé? Guarda, sicuramente il clima non è proprio dei migliori. Ieri, appunto, parlando di un altro settore del calcio, ho assistito alla finale della Coppa Italia in televisione e vedere una partita col pubblico, col tifo, è tutta un'altra cosa, ovviamente, no? Ieri sera è veramente bello rivedere lo stadio con il pubblico. Questo manca anche nelle piscine. Devo dire che però, per esempio, per quanto riguarda la nostra squadra, è abbastanza forte perché tra di loro si fanno tifo, comunque stanno sugli spalti e cercano di motivare i compagni di squadra. Guarda, c'è sempre un bel clima, ovvio che. Avere gli spalti pieni di genitori che fanno tifo per i propri figli, per la squadra e comunque riempiono ecco, i palazzetti, quello manca. Manca e manca a noi come gestori, manca anche al genitore un pochino. Manca, noi abbiamo genitori che ci chiedono ma quando riaprite vogliamo venire a vedere le gare. Però purtroppo le regole adesso sono queste e i ragazzi sono bravi perché si allenano, diciamo che sono costanti nel loro impegno, si divertono perché hanno alla base dei tecnici, degli educatori in gamba, che li motivano giornalmente. E quindi niente, speriamo di riaprire come è successo ieri per lo stadio di calcio, di riaprire ecco, gli spalti nei nostri palazzetti, nelle nostre piscine, per far tifo per i nostri ragazzi, i Va bene. Senti, Roberta, che cosa ti proponi di fare in WISP per la stagione del nuoto 2021-2022? Guarda, innanzitutto per la stagione che si sta per concludere, 2020-2021, noi abbiamo appena cominciato questa esperienza, quindi per diciamo, farci un pochino conoscere anche la situazione dell'Abruzzo, stiamo mettendo in programma una gara per i primi di giugno, una gara per l'attività agonistica e per il settore master. A breve uscirà il programma. La stagione 2021-2022 abbiamo assolutamente delle belle novità, vorremmo sia per il settore nuoto, pallanuoto, master, ma anche nuoto sincronizzato, vorremmo programmare delle attività mensili con la durata appunto di tutta la stagione agonistica per far sì appunto che il nuoto in Abruzzo a livello giovanile rinasca più presto, perché negli ultimi anni è un po', diciamo, siamo un po' demoralizzati, ecco, un po' giù, sia per il Covid che per altre queste situazioni. Ci sarà veramente delle belle novità, dei bei programmi anche per il settore pallanuoto, con dei tornei e un campionato che partirà da settembre 2021. Nulla, abbiamo avuto un'ottima risposta dalle società dell'Abruzzo. Vedremo cosa succederà adesso alla prima prova Coppa Abruzzo WISP, che si terrà appunto, come dicevo prima, la prima settimana di giugno. Insomma, sarà la prima esperienza nel mondo WISP per me e per tutti gli altri. Speriamo bene. Questo. Va bene, senti, abbiamo ancora una manciatina di secondi, non tantissimi, però io li volevo utilizzare per chiederti, visto che abbiamo parlato di sogni nel cassetto, ma qual è il sogno nel cassetto di Roberta Frizzi? Ecco fatto. Guarda, i miei sogni in realtà si sono un po' avverati, nel senso che ho avuto sempre tante soddisfazioni come atleta, mi sono sempre impegnata, ho avuto ottimi risultati, quindi ho raggiunto sempre quello, i miei obiettivi, anche nella pallanuoto. Come donna, diciamo, mi sono realizzata perché sono mamma di due splendidi bambini e moglie di un marito splendido, quindi la famiglia, quello che volevo, ce l'ho.
sempre al mio fianco. Ora il mio sogno a livello sportivo è sicuramente quello di tirare un po' su diciamo lo sport a livello abruzzese, che da anni un pochino è sceso. Vorrei aiutare il nuoto, ma anche tante altre attività, diciamo, per far sì che l'Abruzzo, come nei vecchi anni 80-90, risalga su, che si legga sui giornali che l'Abruzzo ha campioni nel nuoto, nella pallanuoto, come è successo quando io ero piccolina, ecco. Quindi questo è veramente il cassetto. Vorrei proprio aiutare l'Abruzzo, la WISP, a crescere. Questo. Benissimo, allora abbiamo finito il tempo a disposizione, io ti saluto e ti lascio con l'augurio che l'Abruzzo torni ad essere un campione insieme alla WISP, insieme a Roberta Frizzi per quanto riguarda le attività di nuoto. Grazie Roberta, grazie per essere stata con noi. Grazie a tutti, buon pomeriggio. E grazie a voi che ci seguite come sempre da casa, appuntamento alla prossima puntata. Audio Jungle. Audio Jungle.